Qui da destra, ancora una volta Giovanni, chi è? Sì Carlo, questo è un MH101 Alfa in dotazione al primo gruppo elicotteri, che è la versione di assaggio che a breve attrezzati e fatto proprio per far questo, poter sbarcare in vicinanza della costa delle piccole squadre che devono servire da sorveglianza, da vigilanza per la costa, oppure andare a verificare la presenza di pericoli per i militari che dovessero sbarcare. Questo che vedremo quindi è una vera e propria esercitazione militare reale. Vedrete nel corso che esercitare sopra di noi la sua velocità d'avanzamento e si prepara a rilasciare in acqua Giovanni, vuol dire qualcosa? Sì, Carlo, esercitazione reale del drone della Marina in questo momento. Cioè, si può fare l'infiltrazione oppure no. Vengono anche utilizzati per la bonifica di mine e di ostacoli per lo spazio. Sì. Possono anche condurre delle infiltrazioni. Quando volete non li vedete più, perché il loro compito principale è di passare inosservati, quindi sanno nuotare, sanno muoversi sott'acqua, rimanere in modo furtivo in una zona in modo da poter controllare se essere sicuri. In caso sulla sinistra vediamo rientrare le H101 che naturalmente in caso le altre sarebbero allontanate dall'aria proprio per non dare nell'occhio. Questo è un elicottero bimotore realizzato, ripeto, tutto in Europa, sono collettivo, e l'altro comando è il ciclico, che in pratica sostituiscono il collettivo, la manetta, cioè il motore, e il ciclico sostituisce la clotta. Una curiosità, negli elicotteri il comandante del velivolo non siede a destra con il piano branca, isolato nel territorio ostile. Così come la nostra nave San Marco,
grado di questione dual use, ossia posso andare a senso di stare insieme su criminali che sono vicini. Infatti con queste tecnologie di voli, quindi chiamati voli di assalto, forniscono anche supporto alla protezione in caso di calamità, quali alluvioni e terremoti. Del mare e il fuoco a bordo, e solo con gli elicotteri siamo riusciti a portarli in salvo tutti. Quindi ancora una volta un'operazione che gli uomini della Marina Militare e dell'Aeronautica hanno condotto insieme a garantire quello che vi dicevo, questa comunità di intenti, anche se lo facciamo con divise uniformi diverse. Troverete il team di nuotatori della compagnia nuotatori paracadutisti afferrati dall'acqua per andare a effettuare quella che viene chiamata una presa di terra. Gli operatori, sarà stato difficile per voi vederli perché sono equipaggiati con un sistema chiamato ARO, è un respiratore che ricircola l'ossigeno e non fa vedere il bolle che saltano sulla galla.
questi quattro operatori idealmente stanno provando quelle che sono le operazioni per atterrare, per prendere terra in una zona per poi procedere con le successive operazioni di sbarco. Ok, come diceva Giovanni, adesso vedete che si sta sviluppando questa presa di contatto, questa presa di posizione a terra di questo primo nucleo, che deve consentire poi alle altre forze di poter operare in sicurezza. Quindi i primi quattro operatori li vedete fermi qui davanti a noi, in un caso reale si sarebbero sparpagliati sulla spiaggia, avrebbero cercato di controllare il più possibile dell'area in cui gli altri stanno arrivando, per proteggere queste altre forze che vedete sono più numerose e che cominciano ancora una volta a prendere posizione. Ricordatevi che abbiamo nave San Marco che è qui davanti a noi e che può proteggere questi uomini sia con altri mezzi sia con il suo fuoco. Mi piace ricordare che ultimamente mezzi dell'esercito, elicotteri dell'esercito e dell'aeronautica hanno condotto operazioni da navi della Marina e quindi oggi siamo veramente pienamente interforze. I nostri elicotteri, i nostri aerei, sia dell'aeronautica sia di altre forze armate possono operare dalle navi della Marina Militare, hanno l'addestramento e la preparazione.